Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi parleremo di Callisto Protocol. The Callisto Protocol è sicuramente più di un gioco survival, di quando non sia un action, ok? Quindi oggi parleremo di questo gioco horror bellissimo, faticoso, incredibilmente straordinario. Un vero horror puro. Secondo gli sviluppatori, hanno detto che i combattimenti sono stati creati con l'intenzione di essere faticosi e stressanti. Come potete vedere, il nostro protagonista sta sudando, quindi suderemo pure noi quando ci giocheremo, ok? Quindi l'obiettivo del protagonista è sempre quello di sopravvivere. Quasi a metà del nostro combattimento è basato sul corpo a corpo. Quindi noi giocatori dobbiamo fare attenzione a come utilizzare i proiettili, ok? Guardate un po' quanto sono brutti questi mostri. Quindi il corpo a corpo in particolare ha ricevuto una grande attenzione da parte del team a causa anche della scarsità di munizioni. Quindi molti scontri andranno affrontati con il fidato manganello del protagonista, ok? Quindi con il manganello. Il vero punto di forza di Callisto Protocol è il terrore. Ci saranno momenti in cui i giocatori si fermeranno a causa del nervosismo, spaventati da quello che uscire da quella porta, pure quando svoltiamo a destra nell'angolo e ci capita, non so, di trovare questo mostro che ci salta addosso, ok? In particolare in questa esperienza horror ambientata a 300 anni nel futuro di su Callisto, muovendosi in infermerie, sezioni di massima sicurezza, tunnel, trovandoci così davanti tanti questi mostri, tante stanze. Oddio, mamma mia, che posso dirvi di più? La difficoltà standard sarà più tosta rispetto a quando siamo abituati a vedere nei titoli moderni, quindi l'intenzione di questo gioco è renderlo, diciamo, un prodotto nel quale ogni situazione deve richiedere ingegno, tanta fatica e tante abilità proprio dal videogiocatore, ok? Quindi, per non parlare anche degli effetti sonori che sono molto fondamentali per moltiplicare il potenziale di The Callisto Protocol. Quindi, da quello che sappiamo è come Dead Space, il fatto di mutilare così i mostri. Quindi le mutilazioni non avranno soltanto un'importanza scenica, e anzi aggiungeranno anche un pizzico di tatticismo al gameplay. Il fatto che se tu spari alla gamba dell'abominio, non so, spari a lui senza una gamba e lui continuerà a raggiungerci, ok? Strisciando a terra, e noi dovremmo colpirlo a bastonate. Quindi, ragazzi, veramente mi sta venendo la voglia di ritornare su Dead Space 1 e rifarmi tutta la saga. Quindi, quello che sappiamo è un bel gioco, un vero horror puro. La mia opinione è questa. Quindi, spero tanto che questo video, questa recensione, vi è stata utilissima. Un vero horror puro e non vedo l'ora di giocarci, veramente. Aspettiamo il 2 di dicembre. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Iscrivetevi al canale. Questa è stata la mia prima recensione su un gioco. E vabbè, non ho mai fatto recensioni. Quindi, grazie a tutti. E noi ci vediamo ad un prossimo video.